ti è mai capitato di tornare a casa e scoprire che il tuo cane ha combinato un guaio, ha fatto un danno? Mi capita di sentire questi racconti da varie persone e capita che le persone si arrabbino, si imbestialiscono alcune proprio perché il cane ha fatto loro dei danni e sicuramente non è piacevole tornare a casa, magari anche dopo una giornata di lavoro, di intenso lavoro, di duro lavoro, e scoprire che il proprio cane ti ha combinato qualche guaio, potrebbe aver distrutto il divano, aver rotto degli oggetti, e aver combinato qualche altro tipo di guaio, perché so di storie che i cani hanno anche scorticato i muri, staccato i citofoni, i videocitofoni, e morso delle sedie, buttato all'aria un po' tutta la casa. E quello che ti posso dire, la buona notizia, è che queste cose con l'aiuto di un esperto, esperto in comportamento, si possono risolvere. E quello che ti dico è che è meglio che non ti arrabbi con il tuo cane, perché ricordati il motivo per cui l'hai scelto è perché gli volevi bene. Il cane ti sta segnalando solo che è a disagio in una situazione e probabilmente può avere a che fare con il tuo modo di gestire il cane, e quindi non è sbagliato prendersela col cane. I cani non fanno dispetti, e quindi quello che bisogna che a mio avviso tu faccia è di guardarti allo specchio e assumerti le responsabilità e dire, magari accettare che forse commetti degli errori nella gestione, il cane te lo sta solo segnalando, e quindi può essere il caso di chiedere aiuto ad un esperto in comportamento del cane, che ti possa aiutare e guidare passo passo. Ciao, io sono Stefano Pesci, istruttore educatore cinofilo comportamentale, e in questi casi effettuo indagini a 360 gradi con l'esperto metodo Together Dog. Il mio numero di telefono è 347-360-1667, il mio sito internet www.istruttorecinofilo.it. Together Dog è insieme al cane e alle persone. Ciao da Stefano e da Sharon.